Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questa serata di trasmissione di Libri TV. Questa virgola è appunto la virgola del 13 dicembre 2013. Siamo in collegamento con Claudia Sterzi, che torna su Libri TV, è mancata da un po' di tempo. Grazie Claudia. E abbiamo questa virgola che è appunto registrata 2 ore prima rispetto a quando la vedrete, perché ci sono delle È notizie tutto bene. importanti. No, vabbè, insomma, ci sono impegni, siamo riusciti in qualche modo a compensare questa cosa, questo spostamento, e la mandiamo in registrata, ma di poco. E, è successo qualcosa di molto importante che riguarda l'area, diciamo, tematica, tra virgolette, di cui si occupa Claudia su Libri TV. Io, però, siccome è una battaglia, insomma, che Claudia porta avanti da tempo, non vorrei anticipare nulla e vorrei dare a Claudia l'opportunità di annunciare appunto a chi segue Libri TV di che si tratta, perché è una cosa abbastanza, io oserei dire, epocale. A te, Claudia. Sì. Va bene, diciamo che sicuramente, visto com'è il pubblico di Liberi TV, sarà sicuramente non una novità, ma qualcosa che la maggior parte di chi guarda questa televisione già sa, perché è veramente una cosa epocale, quindi ha già fatto il giro un po' di tutto il mondo e di tutta la stampa e di tutte le agenzie del mondo, ed è l'Uruguay, che è il primo stato finalmente a iniziare una legalizzazione, cominciando dalle cosiddette droghe leggere, quindi dalla cannabis. Dal 10 dicembre è passata definitivamente al Senato dell'Uruguay la legge che appunto legalizza il consumo, la vendita e la produzione di cannabis, produzione che sarà affidata più che altro allo Stato, una produzione statale quindi, e verrà venduta poi nelle farmacie in quantitativi che vanno fino a 40 grammi ogni mese, che però c'è anche la possibilità in più di coltivarsela per proprio uso. E quindi 6 piante per ogni famiglia, per un totale di raccolto che non può andare oltre 480 grammi, e anche la possibilità di costituire le Cannabis Social Club da 15 a 45 soci con un massimo di 99 piante. E quindi un tentativo che si deve totalmente a Mujica, che è il presidente dell'Uruguay, un presidente molto particolare anche per tanti altri aspetti, non soltanto per questa legge che ha promosso, che ha voluto fortemente questa legge, e lui ha detto di essere. Il suo scopo principale è quello di ovviare e contrastare il narcotraffico e la violenza sociale, la criminalità legata al narcotraffico che lui si trova nel suo paese. Lui fra l'altro è uno che si è fatto 14 anni di galera per motivi politici e lui dice che proprio in carcere, conoscendo le persone che frequentava nel carcere, si è reso conto di come la criminalità organizzata abbia fatto un passo verso la violenza e verso il non rispetto di certi codici che invece un tempo c'erano anche all'interno della criminalità organizzata, proprio col narcotraffico e con l'avvento del proibizionismo e poi del narcotraffico. Ed ha individuato in maniera molto chiara come metodo di contrasto per la criminalità organizzata proprio la legalizzazione e ha iniziato appunto dalla canapa. E quindi una rivoluzione veramente, una svolta epocale, il primo paese al mondo, avevamo già avuto Colorado e Washington che avevano legalizzato l'altro anno in seguito al referendum, però una nazione intera come l'Uruguay non era mai successo, è la prima volta in assoluto, speriamo che sia soltanto la prima di una lunghissima serie e che questa ventata che sta montando, comunque è un movimento che sta montando veramente a velocità anche esponenziale, perché beh, fino a 2 o 3 anni fa, 4 anni fa, era molto difficile trovare articoli su questo argomento, l'argomento non era nemmeno dibattuto, ora piano piano, grazie appunto anche alle forti spinte che vengono dall'America Latina e un po' anche dall'Europa. Si stanno cominciando a ridiscutere le strategie sulle droghe, le leggi sulle droghe un po' in tutto il mondo e soprattutto il fatto che il proibizionismo è fallito non è più uno slogan che i radicali ripetono da decenni, ma viene invece rimbalzato e ripetuto anche da numerosissimi organi di stampa, poi autorevolissimi scienziati, politici, studiosi, sono tutti concordi nell'affermare che il proibizionismo ha completamente fallito sia il suo scopo, nel senso che non ha per niente diminuito né il traffico né il consumo, anzi li ha aumentati e non solo, ma ha anche prodotto tutta una serie di danni collaterali infiniti, che adesso non sto a ripetere perché penso che per il pubblico di Liberi TV ormai siano stati ripetuti fino alla nausea. E quindi la maniera di uscire chiaramente deve essere graduale, perché non è che ci possiamo mettere a vendere l'eroina domani nelle edicole, appunto, come dice sempre Giovanardi, voi volete vendere l'eroina nelle edicole? No, questo non sarebbe possibile farlo, specialmente come cosa improvvisa,
però è stato individuato da tantissime persone che studiano sociologi, che studiano la società, eccetera, come primo passo necessario per uscire dal proibizionismo e la legalizzazione intanto della coltivazione di canapa, in parte anche della pianta di coca, perché a questo è legata anche la battaglia che Morales sta conducendo in Bolivia per la libertà del popolo andino di coltivarsi le proprie piante di coca senza subire eccessive conseguenze dal punto di vista legale. E quindi diciamo un po' costerà fra l'altro $1 al grammo, perché Mujica proprio ha detto che lo fa apposta per contrastare, per essere concorrenziale rispetto al mercato nero, perché sennò dice chiaro che la gente continuerebbe a comprare più volentieri magari a meno nelle strade che non, e quindi l'ha messa a un prezzo politico, quello che si chiama un prezzo politico, $1 al grammo, e a questo prezzo sarà venduta nelle farmacie e potrà essere coltivata liberamente in Uruguay. Quindi esplosione di gioia naturalmente in Uruguay, grande festa, sabato poi domani avranno una grande festa in cui festeggeranno, hanno avuto l'ultima marcia illegale, mentre si votava la legge in Senato c'è stata lì a Montevideo l'ultima marcia illegale che loro hanno voluto fare dopo tante marce legali che avevano fatto, l'ultima marcia per illegale, con la marijuana illegale. Sì, questa quindi è la notizia, è molto importante, effettivamente è una cosa straordinaria nel panorama mondiale dove il proibizionismo finora ha sempre dominato. Tu su Leggera Euforia, su Libri TV, è tempo non lo di faccio, scusate. Non ho capito. No, è passata una persona, le ho fatto la linguaccia. Però non l'ho fatta a voi, siccome mi sono resa conto dopo di essere in video, dico, non l'ho fatta a voi la linguaccia. Vabbè, ma le linguacce fanno parte un po' del gioco. No, dicevo, su Libri TV ci avevi parlato, mi ricordo, di una relazione della Global Commission tempo fa, in cui si accennava a questo fatto, diciamo, che il proibizionismo ormai non era più efficace. Però io mi sono reso conto che subito dopo l'uscita di questa notizia, mi sembra che già l'ONU si sia pronunciata in modo abbastanza negativo rispetto a questa cosa, non sono molto contenti. L'ONU? Esattamente. No, molte critiche sono arrivate, naturalmente, sono arrivate tanto entusiasmo e tanta felicità da tante parti del mondo, naturalmente anche tante critiche, sia in buona fede, cioè di persone che veramente credono ancora nel proibizionismo, che sono sempre meno, sia di coloro che sono tanti che sopra il proibizionismo marciano e costruiscono imperi e patrimoni enormi. Quindi si sono levate tantissime voci, fra le prime giustamente, come è normale che sia, alla fine l'ONU questa politica ha portato avanti, quindi è giusto anche che se la difenda fino in fondo, e quindi naturalmente hanno sollevato una serie di obiezioni, devo dire anche molto più forti rispetto a quelle che avevano sollevato sui referendum Washington e Colorado. Alla fine bisognerà adeguarsi per forza, è normale che l'ONU si opponga inizialmente, ci sarà poi un anno, cioè il 2016, in cui ci sarà proprio una riunione a Vienna concentrata sulla riforma delle leggi sulle droghe, speriamo di arrivarci con tanti paesi che abbiano compiuto esperimenti e che abbiano iniziato a legalizzare in modo da poter essere più forti nella riforma di queste convenzioni. Il proibizionismo non è che ha smesso di funzionare, in effetti non ha mai funzionato, dalla notte dei tempi è un metodo che non funziona appunto, come dicevo prima, nello scopo che non raggiunge, perché naturalmente, anzi, la proibizione è spesso un incentivo al consumo, specialmente di sostanze, cioè la proibizione è incentivante, specialmente per le persone giovani, e oltretutto c'è tutta una serie appunto di danni che la Global Commission, con i suoi rapporti annuali, sottolinea benissimo, derivanti da queste strategie, che sono sia sanitari, questo per quanto riguarda le droghe pesanti, diffusione di AIDS, diffusione di epatite C, di HIV, e che sono appunto un aumento enorme della violenza sociale, perché il narcotraffico si porta dietro, come sempre abbiamo detto, la corruzione e sia delle forze dell'ordine sia della classe politica che delle forze dell'ordine, e quindi sì, in questo senso danneggia oltretutto la vita sociale e politica dei paesi. Ci sono stati che sono completamente permeati di corruzione a causa di questo, i cosiddetti narcostati, tipo la Guinea-Bissau, ma anche il Pakistan, l'Afghanistan, hanno il Messico, cioè sono completamente permeati di quella che è una corruzione legata proprio alla necessità di far proliferare invece il narcotraffico. Abbiamo tante volte anche ricordato il legame fra terrorismo e narcotraffico, e quindi diciamo le conseguenze, oltre al fatto che non si è raggiunto lo scopo, le conseguenze sono
state assolutamente negative da tutti i punti di vista. Non si può citare un solo aspetto positivo che il proibizionismo si sia portato dietro. Se hai ancora qualche minuto, volevo farti un'altra domanda. Allora, ovviamente rispetto a tutti quanti gli ambienti antiproibizionisti, diciamo, di mobilitazione, che sono molto variegati, ce l'hai detto più volte, molto, certo, diciamo, frammentati, ovviamente questa notizia ha fatto piacere. Ecco, ci sono delle prese di posizione, manifestazioni, delle dichiarazioni? Al momento ancora non ho visto molto, le dichiarazioni che ho visto sono quelle che abbiamo fatto noi, radicali. Ho visto un comunicato di Rita ieri, subito il 10 o l'11, non riperduca. Poi stamattina abbiamo fatto un altro insieme con Rita, perché ieri sera il ministro degli esteri Emma Bonino, il nostro ministro radicale, si è espresso in maniera chiara a favore in un incontro, a margine di un incontro con Conferenza Italia America Latina, si è espressa dicendo che l'Unione Europea hanno fatto benissimo, non è una legalizzazione totale, ma hanno fatto benissimo. E naturalmente poi stamani Giovanardi e tutti i guardiani del proibizionismo si sono scagliati contro queste dichiarazioni, e quindi abbiamo fatto un ulteriore comunicato di vita insieme. Al momento non ho ancora visto comunicati degli altri siti, perché sono molto impegnati. Tra l'altro c'è stata un'audizione in Commissione Giustizia per la legge presentata da Farina, hanno audito l'ASCIA, i rappresentanti dell'ASCIA, e anche Giuseppe Nicosia, che è il nostro compagno radicale, hanno udito in quell'occasione, e quindi sono un po' occupati in questo. Però domenica c'è una riunione a Forte Prenestino di tutti i gruppi antiproibizionisti, alla quale io farò una capatina, diciamo. Si parla di cannabis social club in particolare, ma sicuramente si parlerà anche tanto, si festeggerà anche tanto questa bella notizia dell'Uruguay. Perfetto, Claudio, allora noi ti ringraziamo, ovviamente attendiamo che ci... Sì, per il video anche un altro video, certo, molto volentieri. Che anche su questa cosa, magari sui vari risvolti, reazioni, certo, magari tutte quante le modalità di applicazione, che non sarà semplice, poi ci saranno gli occhi addosso di tutto il mondo, su questo presidente, insomma ci rivelerai un pochino di retroscena, tra virgolette. Certo, certo. Va bene, grazie a Claudia Sterzi, e a ritrovarci sugli schermi di Libre TV. Grazie ancora. Sì, concludo con lo slogan del striscione che è stato steso di fronte al Palazzo del Governo dell'Uruguay, e quindi coltivando i nostri diritti e la libertà. Perfetto, e allora con questo slogan ci salutiamo. Grazie ancora a Claudia, a presto, continuate a seguire le trasmissioni di Libre TV. Grazie ancora. Grazie, ciao.